Ecco come appare oggi la palazzina deserta dopo l'incendio che si è innescato a Chieti in zona Tricale nel pomeriggio di ieri durante alcuni lavori di posa in opera di una guaina impermeabilizzante sul tetto in legno della palazzina di tre piani. Fortunatamente nessun ferito, ma sono state sgomberate cinque famiglie. I primi a intervenire per spegnere l'incendio sono stati gli operai che stavano lavorando sul tetto, poi immediatamente sul posto le squadre dei vigili del fuoco con diversi automezzi e due autoscale che hanno lavorato per ore e ore per spegnere definitivamente il rogo. Nella palazzina abitano cinque famiglie che sono state evacuate per un totale di una quindicina di persone. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto ha operato la polizia che ha provveduto a chiudere le strade di accesso e che ora sta ricostruendo l'accaduto. Sono intervenuti anche il sindaco di Chieti Ferrara con gli assessori Stefano Rispoli e Fabio Stella. In base all'entità del rogo, e potete vedere le immagini, si è sfiorata la tragedia grazie alla prontezza degli operai che hanno dato subito l'allarme dei residenti che si sono riversati fuori. Oltre che al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, si è evitato il peggio.